Il Parlamento è insostituibile, la libertà di un popolo, teniamo alta la guardia sui diritti. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo intervento nel Parlamento spagnolo nel secondo giorno della sua visita di Stato, l'ultima della sua presidenza. Spagna e Italia per Mattarella, unite anche nella ricostruzione post-pandemica attraverso l'utilizzo dei soldi del PNRR, il piano di ricostruzione europeo, al centro anche del lavoro del governo impegnato su più fronti, tra i quali si riapre anche quello sulle pensioni dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e vertici sindacali. È impegnato ad aprire nelle prossime settimane un tavolo di confronto con il sindacato sul tema della revisione della legge Fornero in materia pensionistica, previdenziale. Quindi da questo punto di vista consideriamo utile l'incontro che è stato fatto oggi, consideriamo importante il percorso che si è aperto, la valutazione di quelli che saranno gli esiti e i risultati. Nei prossimi giorni dovremo metterli in campo, visto che gli incontri proseguiranno anche nelle prossime giornate. Sindacati che chiedono a Draghi anche di utilizzare gli 8 miliardi della riforma fiscale per il taglio delle tasse sul lavoro. La richiesta di indirizzare le risorse sul cuneo fiscale, sulle detrazioni che siano in grado di coprire lavoratori, dipendenti e pensionati.